Giovedì 8 novembre 2018, nella sala del Senato Accademico, all'interno del Palazzo del Rettorato della Sapienza Università di Roma, presso la città universitaria di Piazzale Aldo Moro, è stato siglato l'accordo di collaborazione scientifica e didattica tra la Sapienza ed il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La Sapienza ed il TAR del Lazio hanno firmato una convenzione per promuovere lo scambio di risorse e competenze a favore degli studenti, avviando una collaborazione su ricerca e didattica. Un rapporto che prenderà le mosse da progetti di ricerca congiunti, capaci di coinvolgere gli studenti in programmi scientifici nazionali ed internazionali, permettendo loro l'accesso alle biblioteche, alle pubblicazioni, ai seminari e ai corsi organizzati dalle due istituzioni. Su questa strada il TAR si è reso disponibile fin da subito ad accogliere gli studenti dei dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione e i master, contribuendo all'individuazione di argomenti di comune interesse per monografie e tesi di laurea. Il rettore della Sapienza Università di Roma, Eugenio Gaudio, ha messo l'accento sulla qualità e la multidisciplinarietà delle competenze del grande Ateneo Romano, che a partire dalla scuola di diritto, pezzo importante della più illustre tradizione giuridica italiana, hanno permesso di collaborare con una delle maggiori istituzioni del paese. Innanzitutto faccio presente che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio è il più grande tribunale amministrativo italiano, è diventato un po' il TAR dei TAR, e questo ci dà la possibilità di raggiungere tre obiettivi. Uno, che è quello della possibilità di stage e di frequenza da parte dei nostri studenti, laureandi e dottorandi, che possono direttamente nelle aule in cui si svolge l'attività giurisprudenziale vera, unire a quella che è la preparazione teorica che viene loro assicurata nelle aule universitarie, quella che è la conoscenza diretta del funzionamento del sistema giudiziario italiano. Dall'altro possiamo insieme al TAR sviluppare progetti di ricerca, contributi scientifici, convegni di alto livello sulle problematiche della giustizia amministrativa italiana e contribuire insieme a loro a un'attività didattica che possa utilizzare anche le grandi professionalità ed esperienze che sono presenti all'interno dei giudici, dei tribunali amministrativi e quello del Lazio in particolare. Quindi diciamo un'attività a 360 gradi che sono sicuro che con l'impegno dei nostri delegati che da oggi lavoreranno per realizzare e dare concretezza alla convenzione firmata oggi porterà un beneficio dal punto di vista formativo, dal punto di vista didattico, dal punto di vista scientifico, e sarà un ulteriore passo avanti per la migliore qualificazione dei nostri studenti e della ricerca giuridica italiana, che è una lunga e prestigiosa tradizione. Di collaborazione virtuosa sul piano scientifico e istituzionale ha parlato anche il presidente del TAR del Lazio, Carmine Volpe, che ha sottolineato come ora il TAR si trovi ad essere in primo piano anche nella formazione scientifica e nell'approfondimento di tematiche essenziali tanto per la vita delle istituzioni pubbliche quanto per la concreta applicazione del diritto. Ho un rapporto particolare di amicizia con il magnifico rettore di questa università Gaudio, e poi comunque ne parlano ormai le statistiche, i ranking che fanno a livello nazionale, a livello internazionale, l'università La Sapienza B di Roma è ai primi posti non soltanto a livello italiano ma anche a livello internazionale. Fra l'altro è l'università più importante B di Roma e più grande B di Roma, e fra l'altro poi tra i suoi docenti e tra i suoi studenti enumera tutta una serie di personaggi famosi, tra cui Copernico, che è stato qui docente e studente di questa università, è stato pure l'attuale Presidente della Repubblica, e fra l'altro vanta anche 7 premi Nobel attribuiti a docenti e a un laureato di questa università. Presente alla cerimonia anche il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi.